Vice Ministro Nencini, siamo in Sicilia, chiaramente l'infrastruttura principe, anche se non è mai stata realizzata, ma se ne parla sempre, quella del ponte sullo stretto. Renzi nei giorni scorsi ha detto che prima bisogna fare le strade e poi eventualmente insomma se ne può discutere. Ha ragione, Renzi ha detto prima le incompiute, poi le strade, poi la ferrovia e poi possiamo discutere giustamente del ponte. Fra l'altro la Sicilia è al centro di una serie di investimenti, ferro in modo particolare, ricordo tutto il tratto ferroviario tra Palermo, Messina e Catania. È il secondo grande intervento nell'Italia meridionale, nel Mezzogiorno, accanto all'alta velocità tra Napoli e Bari. Opera indispensabile in Sicilia questa. La strada, per così dire, delle infrastrutture per il Mezzogiorno è ancora lunga da parametri, per così dire, europei oppure... No, non è assolutamente lunga. La riforma portuale porterà investimenti nei vari porti siciliani e nel porto di Gioia Tauro. Della valorizzazione ferroviaria tra Palermo, Messina e Catania non solo parliamo genericamente, ma è già stata appostata come azione di bilancio. Sono previsti due grandi interventi sulle aree metropolitane di Palermo e di Catania. Quindi non parliamo genericamente di interventi, ma parliamo di opere di varia natura già postate in bilancio. Da questo punto di vista, la saluto, il governo italiano prima di fine legislatura potrà davvero mettere una pietra, per così dire, importante sulla realizzazione di determinati progetti. Le infrastrutture hanno il problema di finanziamento e una volta finanziate di avere tempi abbastanza lunghi nella loro realizzazione. Per l'assetto ferroviario nuovo siciliano si parla del 2020-2021, cioè per le infrastrutture di domani mattina. Del ponte parleremo a fine legislatura.